male anche la gola. E si chiude così. Ti piace azzurro? Ok. Tuk tuk tuk. Tuk tuk tuk. Ehi. Adesso ci penso io. Ok, andiamo un pochino a vedere cosa può esserci che non va. Ok. Bene. Partiamo subito. Hai qualcosa da dirmi? È successo qualcosa per cui puoi aver avuto questo mal di testa? Magari hai fatto una caduta. Sì. Fa vedere. No. No, 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 no. Mi ha nascosto i capelli. Allora, per prima cosa andiamo a curare questa piccola ferita. Non è nulla di che, però ci mettiamo un bel bene. Quindi vieni qui. Ok. Ti faccio male? No. Faccio solo dei piccoli tap 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 tap. Ed eccoci. Subito un bel cerottino. Quale cerottino preferisci? Abbiamo il cerotto con il leone e la scimmietta. Poi cosa abbiamo? Quello con la giraffa e l'elefante. Poi abbiamo quello con tanti animali, leone, giraffa. Scritto Pasqua, ma direi che è appena passata, quindi no, a meno che non ti piaccia. Questo con ad esempio una balena e questo con i gufetti. Molto bene. Tieni la testina ferma, ferma, ferma. Ok. Oh, com'è carino, è bellissimo, vedrai, ti faranno tutti i complimenti per questo cerotto. Ok, adesso andiamo a controllare che questa piccola caduta, insomma, non ti abbia scombussolato un pochino, un po' troppo. Ok, perché hai mal di testa, però adesso andiamo a guardare un attimino meglio il tutto. No, 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 no. Non c'è nulla di cui aver paura, perché lo sai, io sono delicatissima. Sono qui per aiutarti.
in assolutamente nulla, nulla, nulla ti farà male. Ok? Bene. Esatto. Ok. Per prima cosa dobbiamo misurare la pressione. Ti faccio vedere come. Questo strumento è magico. Infatti, braccio intanto. Allora, questa striscetta è tipo un braccialetto, andrà attorno al tuo braccio. Esatto, e si chiude così. Ti piace azzurra? Ok, e io intanto andrò a premere qui questa piccola pompetta. E cosa farà? Andrà a stringere un pochino sul tuo braccio, perché andiamo a misurare la pressione per vedere se va tutto bene, ok? Ma sono sicura che vada tutto bene. Bene. Ok, te lo metto intorno al braccio così. Ecco qua. E adesso ti chiedo, intanto con lo stesso, con la mano, di stringere questo squishy. Esatto, hai visto che bello, sempre azzurro. Sì. Ok, stringi questo squishy forte, forte, forte. Eccolo qua. Ok, molto bene. E adesso vado. Ho quasi fatto. Eccoci. No, ho finito adesso. Oh. Previsto, va tutto benone. Ha fatto male, no? Ok, quanto coraggio poi. Molto bene. Adesso andiamo ad ascoltare il cuoricino. Con questo strumento qui. Sì, è tutto azzurro perché so che ti piace, ho pensato proprio a te. So che ti piace l'azzurro e quindi è tutto azzurro. Ok, allora questo andrà sul tuo cuoricino e io sentirò i suoi battiti, sentirò tutto. Mettendomi questo nell'orecchio. Sento tutto. Molto bene. Molto bene. Stai andando benissimo alla grande. Cosa vuoi?
hai mal di testa perché ti si è schiacciato un dentino? Uno specchietto che mi permette di vedere bene tutti i tuoi dentini e non c'è nulla. Male anche la gola, un pochino. Allora, quando arriva un tuo genitore, andiamo a dirglielo, ok? Che ti fa male un po' la gola. Magari guardiamo cosa possiamo farci a riguardo. Tieni sempre la lingua fuori, benissimo, come se dovessi toccare il naso con la lingua. Molto bene.
Sempre per gli occhi. Voglio che tu ti metta questi occhialini qui. Sì, sempre azzurri, esatto. Ok. E adesso mi devi dire che numeri vedi. Li sai leggere i numeri? Benissimo, è un cerchio. E adesso mi sai dire che colore è questo? Molto bene. E adesso se mi sai dire che colore è quello sotto? Questo qui. Benissimo, direi che abbiamo superato perfettamente questo esame. Puoi ridarmi gli occhiali? Grazie, ti stavano molto bene comunque. Come ultima cosa, andiamo ad usare questo. Questo è un, come posso dire, un martellino, non fa male. Assolutamente. Per vedere i tuoi riflessi, ok, benissimo, perché dopo una caduta è giusto guardare un attimo i riflessi, ok? Bene, mi avvicino e adesso tu non devi fare assolutamente nulla, anzi prendi un bel respiro e rilassati, bene. Perché veramente non ho mai avuto un paziente così bravo. Wow, ti meriti proprio una caramella.
Grazie.